Da quasi un anno non faccio televisione col mio show, cioè il mio show. Capite, voi siete italiani, vedo che non ride nessuno dall'inizio. Da quando ho cominciato. Andate in fondo, dai. Madonna, oh. Ma io con questa storia del clima, che un giorno a Milano ci sono 30 gradi, il giorno dopo ce n'è 15, ho quella febbriciattola che mi permette di stare a casa al mattino a dormire. Questo qui, come concetto, era facilissimo, questo qui. Madonna, chiede quella a fianco, che cazzo. Condiziona anche le persone anziane. Io ho una mamma di 83 anni che al pomeriggio in casa da sola stira, proprio perché da sola non si sa che cazzo stira, c'ha solo l'asse e continua a far così. Quando finisce la trasmissione, siccome parlano solo di robe drammatiche, mi chiama a me: Andrea, hai sentito cosa dice la Barbara? Dico: no, mamma, c'ho anche i miei cazzi da fare, dai, dimmi cosa dice. Dice di tirar giù bene le tapparelle, che entra la gente. Un giorno sono entrato, c'erano due sul divano, gli ho detto: che cazzo siete voi due? Non mi guardano, cosa ha detto la D'Urso? Perché la tapparella era giù e sono entrati, era a metà la tapparella. Un giorno ho visto Uomini e Donne, mi sono addormentato, mi sono risvegliato tutti vecchi, ho detto: quanto cazzo ho dormito? Più facile di questa qua non ce l'ho. Il dottore è un figo imperiale. Non ha mai preso neanche il broncherolo, sta da Dio. Lui è seduto su una catena, entrano degli sfigati, li vedi magrissimi con la testa a fiammifero svedese. Li vedi: buonasera. E il dottore gli fa: buonasera, lei cosa sa? Facendo la doccia mi sono accorto che probabilmente ho 12 coglioni. Ah! Come mai? Sono sposato da 10 anni. Ah, ma ha detto che erano 12, due li avevo già io. Un signore anziano, ma faceva tenerezza. Il dottore gli fa: ma lei cos'ha? Dottore, io tutte le mattine alle 9 faccio la cacca. E il dottore gli fa: ma no, bene. Eh sì, ma io mi sveglio alle 10. Sono arrivati due adesso. E vi fidate di quello che ho detto o ricomincio? Dai, sedete. Non sono neanche di questo teatro, guarda, cercano il posto, ma. Buonasera, come mai? Qual è stato il problema? Niente, parcheggio, parcheggio. Vabbè, c'ha l'acqua, quella, i panini, in gita sono andato. Buonasera, benvenuti, facciamogli l'applauso. Saluto anche quelli da 1 euro là in cima, come va? Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. Ma questi dove? Ma no, ma c'è anche qualcuno in galleria qui nella metro. Dove scendete voi? Primaticcio. Scomodissimi, sono così tutto il tempo. Domani vedrai una cervicale, dove sei stato? A vedere Puzzi. Come c'è gente là sopra che. Non riesco a farmi capire da questi qua. Per quanto riguarda l'immigrazione, sto facendo con tanto orgoglio un'adozione a distanza da 8 anni. L'unico problema che credo che avrò è che magari, signora, quando questo ragazzo compirà 18 anni, un giorno mi citofonerà e mi dirà: ciao, sono Abdul Salam Lakhatalakhala. Gli dirò: ciao, guarda che l'adozione era a distanza, che vuol dire che. No, no, no. Non mi fraintendete, nel senso che noi di Milano la viviamo con frequenza. Io abito a Niguarda, nella mia zona, ormai siamo anche amici. Quando faccio la piazza di Piazza Istria, c'è sempre uno al semaforo che mi bussa: siamo amici, signore. L'altro giorno mi ha detto: amico, sono 3 giorni che non mangio. Gli ho detto: male, bisogna sforzarsi un pochettino. Un altro mi ha detto: mi dai 1 euro che ho fame? Gliel'ho dato. Cazzo, se l'hai mangiato, si è mangiato l'euro. 2 settimane fa ho smarrito la carta d'identità, sono dovuto andare a fare la denuncia dai carabinieri. Arrivo, c'è scritto alt, farsi riconoscere, va bene. Suono. Sì, buonasera, chi siete? Quanti ve ne siete? Mi sono adeguato, gli ho detto: me ne sono uno. Mi fa: qual è la motivazione? Gli ho detto: guardi, ho smarrito il documento d'identità. Ah, allora è smarrizione di documentazione e dobbiamo fare la denunciazione. Le apro, faccio 10 metri, arriva lui: chi siete? Ci sono le telecamere, cazzo, guarda, no? Ero quello 10 metri fa, ho suonato. Ah sì, mi sono già portato avanti con la sua situazione, se vuole darmi già un documento, gli ho detto. Ma aspetta, l'ho perso! Gli ho detto: l'ho perso! Ah sì!
Allora ce l'ha! L'aspetta il collega per la denunciazione. Vado di là, c'è uno, sì, si accomoda, comincia. Io ho detto sarà un DJ della caserma, sai. Mi fa, lei come si intitola? Gli ho detto, gli dico, Baccan, fa, ah, Baccan, Baccan. Gli ho detto, guardi, ho portato anche quello del dentista, se vuole glielo metto, così mentre parla. Mi fa, no, che oggi ho mangiato lo spezzatino. Gli ho detto, ma che cazzo me ne frega del suo spezzatino? Mi fa, Baccan, quante C? 8, gli ho detto, 8C. Metto 8C. Mi fa, scusi, qual è la motivazione? Mi faccio, guardi, ho smarrito il documento. Allora, quindi è smarrizione di documentazione. Allora, devo fare alcune domande prima di procedere a questa intensissima denuncia che dobbiamo fare. Dica, ma lei proprio non si ricorda dove l'ha perso il documento? Io ho detto, sì, solo che io voglio creare quelle 2-3 ore di suspense. Allora, hey Sky, stai guardando la partita, appena viene una pioggerellina, comincia... Anche il film... Esce il numero verde è lungo al di fuori del televisore. La chiamata va in Albania, ti risponde un operatore albanese. Buonasera, sono Antonio, operatore 1226. Lei ha Sky? Lui ha detto, no, premium, e ho chiamato per rompere il cazzo. Certo che ho Sky. Aspetta, qual è il problema? Sto guardando la partita e non si vede più niente. Stacca spine di tutta la casa. Allora tu riattacca subito. Va, no, bene. Prendi ascensore, vai giù condominio, c'è contattore di condominio, fai una volta secca, ta-ta! Tu metti il cappotto, la sciarpa, le ciabatte, scendi, ta-ta! Risali, va, no, perfetto! Dove hai parabola? Nel culo, io ti sono nel culo! A seconda di dove mi giro vedo le fiction. In balcone! Vai in balcone, tu tiri sulle tapparelle. Cosa c'è giù dal balcone? C'è la città, c'è il mondo. C'è alberi? Sì, taglia! Sono stato in banca, gli ho detto, non c'ho il banco, ma devo prelevare dei soldi. Lei ha il conto qui? No, però prima rubo dei portafogli e poi... Voglio 500 euro, un attimo devo chiedere. A chi cazzo devi chiedere? Gli ho detto, dammi i soldi. Vengo di là, gli ammazzo di botto tu, dammi i miei soldi. Mi fai una questione di fiducia. Ah, allora perché lasci la penna con la catenella? Guarda, ha detto, ma non ti lascia stare, lascia passare un quarto d'ora e comincia. Amore! E tu dici, speriamo sia facile la domanda. Mi fai un favore, tu, porca di quella puttana. Mi prendi quella cosa che è lì dove ci sono tutte le altre cose che tengo io? Io chiamo i miei amici e dico, se vedete un lenzuolo, sono io che sto scappando. Poi dico, sto zitto, così pensa che magari mi è venuta un'emorragia, un'embolia, sto zitto. Lei va avanti. Non farmi venire di là, che la vedo io da qui. Odio quelli che al primo controllo non tolgono niente. Tengono il mitra, la bomba, il casco. Il macchinario fa... Si girano e fanno, sono io, noi nudi con la foglia di Adamo così. Attacca, tutti sono lì così, l'hostess fa la figa perché vede che tutti sono alle sue dipendenze, attacca il microfono e comincia. Il volo. Azzetta Antone, si resta la presa di dirlo pochi, di dire Tribini. Io a quella a fianco gli ho detto, scusi, che cazzo ha detto? Lui mi fa, non lo so, sono qua da 2 settimane. Fran Giulia, atterrato, è stato bravissimo. Ma è il suo lavoro, come mi ha portato su, in qualche modo mi deve riportare giù. Non è che al mattino io vado al bar e faccio buongiorno, mi fa il ginseng, bravissimo, fa il ginseng. Noi genitori oggi abbiamo un dialogo con i nostri figli, forse un bene. Mio padre lo incontravo ogni tanto al pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, nel corridoio, passava e mi faceva beato a te, che non capisci un cazzo, finito, il discorso era finito. I ragazzi adesso sono fortunati, perché ci sono le MILF, ai nostri tempi c'erano le vecchie. Le donne sono più furbe, Marco.
Questi due ragazzi, 10 anni che siete insieme, se non sono indiscreto. Tu come ti chiami? Eh? Barbara, tu? Eh? Iari, come la Toyota. Il mio lavoro non è andato sempre così bene, non è che sono nato con i teatri così pieni. Ho cominciato 26 anni fa in Valtour, lavoravo ad Agadir, guadagnavo 250.000 lire al mese, ma non voglio far la vittima, solo che un giorno il direttore di banca mi ha chiamato e mi ha detto: signor Pucci, lei è meno 370.000 lire. Io gli ho detto: ma io quando ero più, t'ho mai chiamato? No, quindi che cazzo continui a chiamare?